Hello! Come potete vedere dall'ultimo video non è cambiata molto la situation. Ma non posso assolutamente farvi mancare il video della domenica, quindi starto senza paura un'altra solo Q alle 4 di notte. Let's go with the Mod Kaiser! Destino. 2 milioni Riven. Dopo il gigavideo di Lee of Maron settimana scorsa non posso presentarmi su YouTube con un video di scarsa qualità, quindi questo game deve essere necessariamente top. Let's go. Riven Panzu, è pure sfigato come la merda. Ottimo, ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Riven, non capisci. No, questa non è solo una ranked. Questo è un video che potrei rifare veramente le 50 miliardi di notte qui. Vabbè, 2 milioni. Ma ci sarà un motivo se ha 2 milioni ed è platino, cioè nel senso. Ci sarà un motivo se è decisione interrotta. Ci sarà un motivo se è 2 milioni ed è platino. Il motivo è che fa cacare a Dio. Devo pushare, devo andare back. Ho bisogno di pushare, cazzpito. Devo pushare, capisci? Ho perso pure il carretto alla fine. Lol. Vabbè, non posso mai fare. Mi ha abbandonato Riven. Mi sta abbandonando al jungle. Vabbè, ma tanto mi possono ammazzare, volendo. Addirittura. Ti giuro, LOL era più divertente prima che provassero a insegnarmi il wave management. Veramente, ste wave io non ho mai sopportato questa cosa che devi. Cioè, la top lane, io perché ho scelto la top lane come lane? Perché potevo picchiarmi a cazzo duro con qualcuno, possibilmente senza jungler. Era il regno della 1v1. E invece no, è una cazzo di partita a scacchi dove i minion sono i pedoni, una rottura di Un coglioni. alleato è stato ucciso. L'amico è stato ucciso. Ma tu sei lì. Ah, sei del mio livello. Mamma mia, si fa cacare, bro, però, eh. Mamma Gesù Cristo. Cioè, adesso io dovrei starmene qua come un fesso. Far staccare i miei minion. Tenerli fermi sotto la mia torre, così l'avversario poi non gioca. Queste meccaniche qua da falliti. Quando un tempo League of Legends non aveva tutte queste stronzate. Un tempo tutti buttavi a cazzo duro. Si picchiava, i minion stavano in mezzo ai coglioni e basta. Non c'era sta roba del bonus, della gestione della linea. Ma che merda, mamma mia, sto gioco potenzialmente potrebbe essere divino. Invece deve essere una cacata per colpa di ste cose che hanno inventato i pro player di merda. I pro player hanno rovinato League of Legends. Guarda qua come mi hanno rovinato. Ah boh, questa la facevo pure da solo comunque. Ah, la facevo pure da solo, sta fallita di merda. 2 milioni di punti, 2 milioni di punti. Nel frattempo bot lane Twitch è 5-1. La mia bot lane non ha assolutamente intenzione di smetterla di fiddare. Questo vi dicevo, raga. Io queste 2 settimane perché sono sceso così tanto? Perché sono un fallito di merda? No, queste 2 settimane sono sceso perché mi continuo a trovare bot lane del genere. Bot lane che perdono e invece di stare un attimo più tranquilli continuano ad andare a cazzo duro perché ormai sono rassegnate. FF15. No! No, scrivi nel chat. No! Ho urlato così forte. No, 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 no,
Ah? Ah? Ah, boh, sono dei falliti tiltati, lascia stare, gioca e basta, poi vedi che si risolve tutto, fidati. Cioè, guarda qua, ma perché devo perdere contro questa Riven 2 milioni? Vabbè, tanto lo fa adesso con calma. Mo si gasano che vedono che lo stanno per uccidere e questo si gira e li shot. Eccolo là. Mo tilta ancora di più, Caitlyn. Ecco qua. Abbiamo visto da vicino la mia botlane.
Guarda Seth come ci crede, però come combatte quel cucciolo, brother. Brother, madonna mia, io no, io devo combattere con te, io combatterò con te, bro. Combatteremo insieme contro sti falliti che ci vogliono far scendere a gold. Bro, io combatto al tuo fianco. Grazie per avermi ispirato. Twitch top lane mi chiama, mo viene pure Pyke. Infatti se mi chiamano. Vabbè, almeno uccido Pyke, te lo dico. Amore, quel figlio di puttana? La muoio io, mamma mia, quanto sto cazzato. Stavo Twitch dall'inizio, magari lo ammazzavo pure, avevo pure il flash. Pyke può scappare. Dai, forse me lo killo, sto stronzo. Lol. Ha flashato. Guarda come ci crede, mano. Guarda quanto combatte. Quanto combatte quel set. Ogni volta che mi butto giù perché sono morto e sono demotivato, c'è sto set che lo vedo, nonostante tutto, combattere. Nonostante 3-10, nonostante 1-8, combatte. Su Twitch è incredibile, riesce ad avere sempre 2 kill sopra i minuti. No! Ti prego, Seth, motivami. Ricaricami, Seth, con la tua forza di volontà. Combatti, fratello. Non molla questo set, non molla. Non ha scritto un FF. Non ha pingato nessuno, non ha pingato la bot. Lui fa il suo, lui combatte. Devo portare la pace nel mondo, raga. Devo portare la pace nel mondo, solo io posso. Solo io posso. Ma un Rexos tiene come se non bastasse. Muori, pezzo di merda. Soffri. Non muore, madonna. Dov'è Seth? Dov'è Seth? Ho bisogno di guardarlo. Ho bisogno di vedere cosa fa. Ho bisogno di vedere la sua forza di volontà. Se Shago sta cercando. Guarda come combatte. Guarda come non molla un cazzo. Che movenze di merda. Ma lui combatte lo stesso. Quanto sarà un po' ridere Twitch sul radar. Lo squalo. E vabbè, raga. Immagina essere uno streamer di intrattenimento su di un gioco che ti matcha costantemente con persone che fanno score del genere. Qua l'unico modo per salire, raga, è essere la bot. Impedire che queste cose succedano. Anche se non sai giocare alla bot, ma giocare bot lane e non essere stronzo come questi player ti può dare una mano, perché il problema non è che sono scarsi, è che sono stronzi, perché quando uno perde la lane, no? League of Legends non è Tekken, non è che tu perdi un round e fai rematch, rivincita e ricomincia tutto ad armi pari, no, perché quello torna con un oggetto più grosso e torna con due oggetti più grossi, quindi se tu ci riprovi all'infinito...
Se hai perso all'inizio quando la situazione era alla pari, come cazzo speri di vincere dopo quando lui è ancora più forte di prima, capisci? Non è Tekken, è il problema della botlane che ci prova 70.000 volte. E la botlane è un macello perché se è support che si fida, sta il carry, sta il jungler, mid lane ogni tanto va a fare... Cioè sono così cretino e tiltato che mi sono bannato Ezreal che lo volevo giocare, io sto impazzendo e devo essere felice e devo sorridere perché altrimenti questo video era merda e stacco alle 6 di mattina a fare ranked dall'infinito, porco di cazzo. Buono, posso prendere Ezreal. Deve andare, bro. Deve andare. Questa deve andare. Sto tranquillo perché so che botlane non ci sono i mostri. Perché ci sono io botlane adesso. Ci sono io botlane, cazzo. Non mostri. Adesso i mostri stanno top lane. Gesù Cristo, santo Dio, madonna mia, non si può scappare, non si può scappare dai mostri. Questa che cazzo fa adesso? Sleepy Giants, Sleepy Giants. We live like giants. Yeah, giants. We bigger than giants, we giants. I'm back and I'm being a Matsuka Tobish. E pigli pesce bocca e Matsuka Rappel. Dai cazzo! Dai cazzo! Non ho mana! Ma che cazzo sta a fa? Vabbè. Bro, we live like giants. Yeah, giants. Is back and bambi and took a capel. Guarda quanti HP tiene, we live like giants. Yeah, giants. We're bigger than giants. Yeah, giants. We're bigger than giants. Yeah, giants. Kazixi. Kazikyo. Bigger. Ah, this is a double kill. Oh. We'll pick the giants. Pure Herald. Queste sono tante plate. Sto picchiando. Sto hittando con le mie Q in continuazione. Davvero senza tregua. Eh? Non ti avvicinare proprio. Ma cosa sta ancora qua? No, no, bro. Qua ci scopano. Ma flash. Ma oh. Ho staccato le cuffie. Oh cazzo. Guarda. Il rumore più alto dei passi dei giganti. Dov'è il buco? No, bro. No, buono. No. No, 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 Vladimir, 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 che cazzo fai, Vladimir? Hai sprecato la Q prima, Vladimir. È inutile che pinghi, hai fatto la Q a cazzo. Oh shish, oh shish, oh shish. Vladimir. Shish. No, no, no. Ah! Dai che mi servono sti soldi per... Raga, sono 1-3, è vero. Però c'è da dire anche che se fosse andato top lane, adesso la bot lane sarebbe 0-20. Meglio 1-3 che 0-20. Cioè, ve l'ho detto dall'inizio. Non serve saper giocare la bot lane. L'importante è andare là per non far fidare gli avversari. Almeno Samira ha 4 kill, non 20. Ve lo giuro, è così.
Ma l'hai visti quelli? Ma tu sei drogato. Che cazzo di bella Herald? Che non abbiamo la bot, non abbiamo la mid, non abbiamo la top. Oh, un regalino gli hai fatto a questi. Siamo tre a combatterci sto carretto. Big Den Giants. Ah, per quanto cazzo? Ma dove cazzo credi di andare quello? Oh. E qua mi sa dobbiamo fare barone. Big Den Giants, raga, barone. Barone, oh! Cazzo ce ne frega che c'è Talon vivo. Questa è la call che ho fatto io, eh. Se va bene sono Dio, se va male... qualcosa che fa rima con io. Non se l'aspettano, non se l'aspettano. Pensano che siamo di back, che siamo delle puzzi del cazzo. Guarda come stanno là, guarda, 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 guarda. Guarda, hai visto, guarda. Rush, 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 rush. Rush, non lascia. La call, la call, la call, la call. Cazzo. Guarda come sono incazzati che abbiamo fatto il Baron. Cazzatissimi, peccato che sono fidati, quindi poco da fare. Ma porca di giapponese! Sì. Però ma tu potevi scappare comunque. Avevi il coso per scappare, coglione. Sei stato tre ore fermo nel cespuglio, hai riflettuto sul da farsi e hai scelto pure male. Kha'Zix non vede l'ora di buttare il Baron che abbiamo sudato. E vabbè, salta blind qua dentro, bro, se hai le palle. Se non sei nessuno. Sleeping Giants, fratello. Sleeping Giants. Che devo fare qua dentro? La sto picchiando, la sto picchiando, te lo giuro su Dio. Ok. Mamma. Mamma. Ma vuol dire che sta tirando dritto la base? Genio. King. King, Udir. Ma sta pure tippando qua. Sta tippando qua? A paghe? Ah? No, Sleeping Giants. Sleeping Giants. Questo mi sanno tutto il possibile missabile. Vaffanculo, Talon. Vaffanculo, Talon. È arrivata la tua... cazzo. Che cazzo vai, bro? Sono pazzi. Questi hanno la drogaina dentro. Hanno la drogaina. Sono pieni di drogaina. Sono pieni di drogaina questi. La drogaina. E se, vabbè, come cazzo scappo mo' questo? Devo scappare da sopra. Sì, sì, bella strada, vabbè. La drogaina. Sì, vabbè, ma come scappi dal dottore? Non scappi dal dottore. No, non scappi dal dottore. No, niente, la drogaina, raga. Dai, ma questo game era vincibile, però. Perché deve andare a finire in questo modo, cazzo? Cioè, ma io ci provo. Io voglio bene, raga. Io li faccio i video su YouTube. Però, cazzo, mi capitano ste cose a spam una dopo l'altra. Ma io che devo fare? Io mi impegno pure. Ci metto pure il sorriso, nonostante mi rompo il cazzo. Ma che devo fare, raga? Ma che cazzo avevo? Che cosa volete che faccia qua? Qua non si vince, ho giocato due ranked stanotte per perderne altre due. Ok, che sto game non è che ho brillato, però c'è sto Kha'Zix, sto Vladimir e qua ci stavano questi. Vado a dormire, raga. Sono 5:30. Un terzo game non lo faccio, ma anche perché ma se pure lo facessi un terzo game probabilmente finirebbe in questo modo. Io non ho le forze.